6.2% of the population living in Italy is currently made up of foreign citizens who contribute both to the economy of the host country and to the development of their own country of origin. 225 migrant entrepreneurs live and work in Italy. Migrant workers' remittances sent to their families amounted to €4.35 billion in 2007. MIDA, Migration for Development in Africa, is an innovative strategy of international cooperation aiming at improving migrants' role in the socio-economic development of their countries of origin through the transfer of their social, financial, and professional resources. MIDA supports the creation of socially responsible small and medium enterprises co-sponsored by the public and private sector both in Italy and Ghana in a co-development perspective. More than 39,000 Ghanaian people live in Italy. Every year, the remittances from Italy to Ghana amount to €25,600,000. I formed this project mainly to help the people in the village because Suma is in a remote place in Ghana and the people there doesn't have any job. Women in the villages are the mostly the people who do care of their children and also do the farm work, and all the work is upon them. So this will help them to grow their crops and then be responsible for themselves and for their children. I thought in my a small way to have this cooperative society in the form of cultivating crops that grows very well in that area to help the people, especially women, so they will be independent. I'm Belinda Comfort Damwa, and I'm the queen mother of Suma traditional area. My people in a remote part of Ghana, everything there is very difficult. So being a queen there, I decided to do something to help them. You have helped us, and this is the sign, and this is the confirmation. So we are very, very, very grateful to you. Thank you so much. I'm here in Lekko for about 16 years. I traveled from Ghana in 1984 to Libya. I stayed in Libya for about 4 years. Then I came to Italy. I worked in various places in Italy, like a house girl. I started working in the nursing field for about 8 years now. Being in Italy is not very, very good, but in the other hand, it's also good because I have many, I have knowledge, I have many other things that I can teach them. In the olden days, in the villages, and even now, there are no hospitals, there are no clinics. When a woman is supposed to give birth,
it's the duty of the Queen Mother to help this woman. So the Queen Mother must know a little bit about helping women to deliver. The whole village and the surrounding villages, they are all interested, they are all enthusiastic with this project. Now there are about 400 people registered. As time goes on, there will be more people who will register. The core business for the project, number one, is to buy cashew and export to the European countries. Aside from the cashew buying, we support the farmers to grow vegetables throughout the whole year. So that at the end of the day, people who are the village here will get employment and we can contribute a little quota to the development of the society. The youth are migrating to the urban areas, so they end up becoming almost destitute. These youth are tended to follow the example of others, which is a national issue and a problem. I think the problem is to get the facilitation for these people to work. And so when they have these things here, obviously we think that majority of them will stay back. No, in Lombardia una parte consistente di immigrati diventano imprenditori. E forse è il clima della regione che favorisce questo sviluppo. Belinda è lombarda, perché come dicevano gli statuti del Comune di Milano, chi viene a Milano per lavorare è milanese. Quindi noi abbiamo visto con molto interesse e simpatia l'idea di progetti di cooperazione allo sviluppo che hanno come tema il ritrasferimento di competenze nei paesi di origine degli immigrati e la gestione delle rimesse a fini produttivi e non solo a fini di consumo. I have the knowledge, but I didn't know what and how to start. I'm so much happy about this MIDA project because it has relieved me. Actually, when I was elected as the Queen Mother and I saw my people were in need, and I didn't know what I could do for them. So when I got to know of this MIDA project, and then I applied and I got the response that I was going to be sponsored. I was so much happy and I'm so much grateful. I was one of the first black African in Udine here who has entered into the entrepreneurship sector. After me, a lot of Ghanaians had inspirations and they also started to do the same business. I'm living here in Italy for the past 18 years. And I worked in the transport sector until 2005. Then from 2005, we decided to form an association known as Afro-Italian Humanitarian Organization. Our objective is to see to promote and assist our continent, even though our main priority is to focus on we, the Africans over here, to integrate properly.
Anytime I go home, I interact with my people back home. The problems are there, but we can't just walk away from the problem. We must find solutions. I took this as a challenge because we were all along thinking how we can assist our country. This project came into being through various interactions that we had with farmers or poor people in Africa anytime we visit Ghana. Our objectives were enhancing agriculture by providing agriculture equipment such as tractors, plow, boreholes for irrigation. These items can assist the farm, especially during the dry season. We came into this collaboration after our farm had had a series of rain failure. We needed support. With the help of IOM, this place is going to be improved. We are going to have irrigation by the drilling of a well, and then we are going to construct a fish pond, which will help us to produce fish for consumption, which had been a dream of this farm for a long time. Here at Canaan Farms, we produce mangoes, coconuts, and cashew. And then we have a section for animal production. We sell on the Ghanaian market. We also sell on the ECOWAS market. And for a foreign market, through IHO, we shall be selling on the Italian market. Okay. I come from this village. I'm part of the farm as a family. Yeah, this project is so dear to my heart because once it's a farming activities, and farming also employ a lot of young people around. So it means that when you do something here, they don't come to the city to waste their time. That is my interest of investing here. Thank you. Canaan Farm is not only meant for business or profit. Canaan Farm also focus on the social impact of the rural community. Canaan Farm intend to provide training to the community to encourage them in agriculture. Dopo un anno e mezzo di confronto aperto nella società civile della regione, il Friuli Venezia Giulia si dota nel 2005 di una legge dedicata ai migranti che dà a loro pari opportunità nell'accesso ai servizi, diritti e doveri uguali per tutti, insomma, ma anche occasione di protagonismo nella vita civile. Tra queste, molto importante, la possibilità di essere protagonisti attivi di processi di cooperazione, cioè essere la cerniera tra la comunità locale e le loro comunità d'origine, per fare progetti di cooperazione che partono da loro stessi e dalle comunità di origine, perché insomma dal basso si attuino processi di cambiamento dei rapporti tra i popoli e le società. La IO è una delle associazioni che partecipano al tavolo regionale Migranti e Cooperazione e realizza in Ghana un progetto che rientra tra le attività che il tavolo ha scelto come attività guida da finanziare e sostenere. Ed è il secondo progetto che il programma MIDA finanzia in Friuli Venezia Giulia, programma MIDA che ha intrecciato l'attività del tavolo per tutto il suo primo anno di vita grazie a uno scambio di materiali, di informazioni reciproco. Sono un imprenditore in pensione e oggi, non sapendo cosa fare, mi sto dedicando all'Africa. Cerco di aiutare consigliando. Con il progetto IO io mi impegno a collaborare per quanto riguarda il suggerimento delle macchine da impiegare e seguirli sempre nelle mie possibilità e poi invierò l'attrezzatura necessaria. Nowadays a lot of Ghanaians are living the shore of Ghana. Everybody is thinking of the greener pasture. These are all
resources that are going out from the country. I think it's time now that we, the Africans in the diaspora, and Ghanaians in particular, we take notice of this, that we don't need to stay outside to assist our country. I left Ghana to Italy in 1982, and I have just completed the high school. It all was because that very moment the condition was in Ghana was dropping or deteriorating. So the youth like me thought going out to gain something and then continue our studies. I also had the same mind, but unfortunately I couldn't do it because even to get the down payment for entry in the university was so high, I could not afford it. So I started to work here in Italy. The idea of the project didn't just come out like that, because I always have in mind to go back home. And since this global warming is a problem now in the world, I think we have to regain the forests that have been destroyed for years. In the past, they've been falling trees without replanting. So we have a great forest lost. This project have two parts. The first, planting of trees, and we are trying to involve a lot of people in this work. We regain this area. In the second step, we are going to use the same trees to work in the small-scale industry that we will set up. And we have intention also to export wood to the nearby countries where they have only savanna without trees. This is the site of the factory. We are going to choose here because of the main road, and then the district capital, and two, because of we want to do the export of our goods. But here is nearest the harbor. We have good materials over here, but we don't have quality products. That's why we want to build a factory here. We will bring in the wood from Volta region. We are going to do doors, kitchen cabinet, windows, etc. Wood products. In terms of on reserve, we employ people to work for Forest Services Division. People apply and they are supplied with seedlings. After application, we ask our range supervisors to conduct a field inspection to determine what quantity of wood or what quantity of seedlings they may need for the planting. The plantation unit do register individuals who have private plantations so that they will know the volume of wood they can extract and provide technical advice when needed. Progetto di Sandy lo supporto per quale ragione? Primo, perché ci conosciamo da parecchi anni. Secondo, perché ho visto quanto impegno lui abbia profuso da quando è qua in Italia. Quindi questo è un sintomo di serietà. E ho conosciuto anche la famiglia, la moglie e i figli.
e tutti quanti mi hanno dato questa impressione di voler fare, ma di voler fare bene, dimostrando serietà e impegno nelle loro attività, da quelle scolastiche a quelle lavorative dei genitori. Sandy è venuto in comune, abbiamo parlato di questo progetto, ci è sembrata una cosa interessante, realizzabile, ma un altro degli elementi che ci ha convinto a partecipare a questo progetto è, direi, la situazione del nostro territorio, assolutamente favorevole alle comunità che sono venute a vivere qui, la voglia di costruire con loro un progetto nella loro terra, certamente anche la possibilità di conoscere meglio queste realtà. It's almost 17 years ago when I first came to Javeno. I was not as I am today. When we go back, we are not only going to work for ourselves, we are resources to the nation. We can teach the people a lot of things that they don't know. Io sono Thomas McCarthy, sono presidente della cooperativa GhanaCoop, che è la prima cooperativa nata da intera comunità ghanese che risiede nella provincia di Modena grazie al programma Mida Italia. GhanaCoop è un progetto che promuove il protagonismo dei migrati, è un progetto che insegna ai migrati come possono essere agenti di sviluppo per il loro paese di origine. Migrants Initiative for Development in the Country of Origin. MITCO è marchio che certifica tutti i processi di sviluppo avviati o da immigrati o con immigrati. Può essere una procedura fatta nel paese di origine o anche paesi di destinazione. Non soltanto è un'attività commerciale, ma può essere anche un'attività culturale che è un'attività sportiva. L'attività che noi abbiamo fatto adesso con MITCO è innanzitutto il commercio dei prodotti cosiddetti etnici. Tutti i prodotti che noi compriamo destiniamo qualche quota per quelli che producono questo prodotto. Noi con MITCO cerchiamo di aiutare anche questi produttori. Ma non soltanto pagando un po' di più, ma cerchiamo anche di intervenire nei loro problemi o progetti sociali. The main objective is to promote the local products onto the international, you know, market. That is the main objective. But the social aspect of the MITCO initiative, you know, and the revenues coming in, we provide these villages with stationaries, medical assistance, we provide them with clothing and basic things, you know, that they need. The pineapple business in Europe is very, very competitive, but because we doesn't sell ordinary pineapple, but we sell fair trade pineapple, we have some kind of privilege in the supermarkets because the multinationals cannot be certified as fair trade. And because of the opportunities and privileges of fair trade, we somehow get the chance of penetrating also in the big supermarkets.
Il coinvolgimento dell'università nel progetto MITCO nasce dall'esigenza di teorizzare un modello di sviluppo imprenditoriale che apporta benefici e opportunità sia al paese d'origine dell'immigrato sia al paese di residenza, di destinazione. E le imprese italiane che decideranno di aderire al marchio MITCO riceveranno risultati su più fronti. Innanzitutto, trattandosi di un marchio etico che si affianca ai marchi etici già esistenti, incontrerà ovviamente il favore di tutta quella quota di mercato che prestano particolare attenzione alla responsabilità sociale d'impresa. In secondo luogo, da un punto di vista gestionale, potrà nei loro processi di internazionalizzazione beneficiare, come detto, delle conoscenze di cui gli immigrati sono portatori culturali, naturali. Emibanca ha deciso di aderire a questo progetto imprenditoriale che ha un risvolto etico molto interessante. Questa cosa ci ha colpito favorevolmente e risponde esattamente a quella che è la natura della banca, proprio dare sostegno ad attività imprenditoriali di questo tipo. MITCO è il tentativo, la volontà di trasformare l'esperienza di successo di Ghana Coop in un modello che possa essere utile per tutte le comunità di immigrati, non soltanto le comunità ghanesi presenti in Italia, ma anche altre comunità di immigrati presenti sul territorio italiano. La comunità polacca, la comunità albanese e altre comunità africane stanno già cercando di trovare in Ghana Coop l'occasione e lo stimolo per costruire progetti di scambio, di reciprocità con i loro paesi di provenienza. La mia vita posso dire che ha cambiato molto. Io sono stato clandestino per alcuni mesi e devo dire che quando vivi nella clandestinità tu non hai speranza perché non puoi trovare lavoro, quindi non è facile i primi momenti. Ormai sono 20 anni che sono in Italia, non ho mai pensato di arrivare a questo livello. Sono venuto pensando di essere un qualunque operaio che viene a lavorare, risparmiare qualcosa e tornare via. Direi che ho cambiato completamente perché ho imparato tantissime cose che prima non sapevo. Prima facevo magazziniere e adesso dirigo una cooperativa ben conosciuta ormai non soltanto in Italia. Sono arrivato in Italia nel 1988, quando ho lasciato gli studi in Algeria, in Ghana prima, poi in Algeria, e sono rimasto in Italia fino ad oggi. Sono un funzionario del sindacato Wilcem di Vicenza, che si occupa dei lavoratori della chimica, dell'energia, delle manifatturiere. Sono addetto all'ufficio di Arzignano, dove abbiamo maggioranza di aziende concerie. Mi occupa di queste problematiche tra lavoratori di queste aziende e i datori di lavoro, e mi occupa anche principalmente delle questioni amministrative degli immigrati.
progetto di Ganavi per la coltivazione di cereali nel villaggio Wiaga, che si trova nella regione Upper East del Ghana, principalmente per dare impiego alle popolazioni locali, soprattutto i giovani e le donne. Due, per introdurre nuova tecnologia della produzione di questi cereali, che sono la base di coltivazione della popolazione. E terzo, per aumentare la produzione di miglio, che si chiama kapala, usato anche per la produzione del malto per la birra. La collaborazione con Ganavi è nata attraverso degli incontri che noi facciamo stabilmente con le associazioni di immigrati che sono presenti nel nostro territorio, e con loro abbiamo una collaborazione costante, anche proprio perché a volte abbiamo bisogno di aiuto concreto su delle situazioni che possono venirsi a creare qui nel nostro territorio. Riteniamo sia importante che gli africani che sono qui in Italia possono diventare in qualche maniera produttori di risorse per chi vive, chi continua a vivere in Ghana. Qui a Vicenza abbiamo 80.000 lavoratori che provengono dall'estero, di cui circa 6.000 sono ghanesi. Noi abbiamo tutta una vocazione, un interesse di seguire l'immigrazione, perché chiaramente affrontare il tema del lavoro e affrontare il tema della cittadinanza. Qual è il nostro investimento? È un investimento di persone. Abbiamo messo un dirigente all'interno dell'associazione che collabora con l'associazione, abbiamo messo a disposizione anche una parte di finanziamento, abbiamo messo internamente all'associazione la disponibilità di tutti i servizi della nostra organizzazione, sia a livello provinciale che a livello chiaramente regionale. Didn't you get a message I sent? IOM has supported us with funding for us to go into the cultivation of the sorghum, the kapala, and we also intend to go into guinea fowl production, which many people need it, both local and international. So we think when we grow these ones, we'll be able to supply our local communities for their meat requirement and also exports. In total, we have about 25 people now, but we hope we can, when we expand the acreage, we will be able to employ over 50 people at the farm site. We have only two seasons. And when they come to the dry season, you will see that the people, especially the youth, they'll be hanging around. They don't have any work to do. The Agric Development Project, which is on stage, will help the village because it will create jobs for the youth and the communities. And then it will stop the immigration of the youth going down south. I think it will help a lot. Let's forget about the word migrant and look at them as investors. You see, when you do that, then you see a brighter picture, because we are calling for investment day in and day out. And if we have our own people coming in to invest, I think they have a role to play, even if they are not coming to stay. You see, so they have a very critical role to play in our whole poverty reduction growth strategy program. In Ghana ora considerano che ci siano all'estero circa 3 milioni di abitanti, quindi è una parte consistente, e che si calcola anche che le rimesse degli immigrati ghanesi abbiano raggiunto negli ultimi anni la cifra di 4 miliardi di dollari.
è un fenomeno simile a quello che abbiamo vissuto noi, le rimesse degli emigrati italiani nel corso dei decenni passati hanno dato un contributo importante allo sviluppo dell'Italia. Qui a Loyang di Accra abbiamo attivato 5 progetti al quale diamo non solo un supporto finanziario ma anche un supporto tecnico in termini di formazione e controllo qualità. Questo affinché tali progetti possano aver successo ed essere efficaci nel tempo. Il supporto a queste piccole e medie imprese create dagli immigranti ghanesi in Italia nei loro paesi d'origine, fattispecie nel Ghana, è un modo per canalizzare le rimesse verso investimenti produttivi piuttosto che verso la sola sussistenza delle famiglie d'origine. Molte sono state le iniziative che hanno cercato di preparare un possibile ritorno produttivo dell'immigrato nei territori di origine, ma nessuna forse si è posto in maniera così organica il compito di impostare un legame tra tutti i diversi aspetti del fenomeno, attraverso soprattutto la valorizzazione delle risorse, delle capacità degli emigranti. Si tratta di progetti che possono avere una grandissima potenzialità e che soprattutto possono costituire delle esperienze pilota riproducibili. Questo credo che sia l'aspetto principale e più interessante. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni lavora su tema di migrazione e sviluppo praticamente dall'inizio nel 1951. Negli anni 90 abbiamo cominciato a organizzare programmi di collaborazione tra migranti e i loro paesi d'origine. Il MIDA Ghana, iniziato nel 2003, è stato proprio il successo di questo progetto, delle attività dei ghanesi in Italia, che ci ha convinto di continuare a lavorare con Ghana anche nella seconda fase del progetto MIDA. La metà dei migranti nel mondo oggi sono donne. Pochissime proposte sono arrivate da noi da donne e così abbiamo deciso insieme con i nostri donatori di puntare la prossima fase del progetto MIDA Italia su progetti di donne africane che vivono in Italia e vogliono creare attività economiche, creare ricchezza per i loro paesi d'origine. Maronda undiongae ni malaiki sonye. Ahilo.